Qui lavoriamo il cuoio, che era un materiale tra i principali e i più usati durante tutto il Medioevo, e ci si fanno moltissimi oggetti, ad esempio questo che è un tascapane, quindi era una borsa che usavano i contadini ad esempio per metterci il cibo per la giornata quando andavano nei campi, o facciamo ad esempio delle scarpe come queste, che questo in particolare è un modello di circa 1000 anni fa, rifatto esattamente sulla base di un reperto archeologico trovato su uno scavo archeologico, appunto. E quindi, nella fattispecie, se volete vi faccio anche vedere questa scarpa in particolare. Questa è la sua compagna, vedete, è un pezzo unico di cuoio che poi viene ripiegato e cucito chiaramente, e prende esattamente la forma della scarpa. Ma si fanno anche cose più semplici come le scarselle di questo genere, o non so se lo riuscite a vedere, ma i foderi dei coltelli, quindi oggetti di uso quotidiano di tutti i tipi, e le cinture di qualsiasi tipo. Vi faccio vedere, per finire, magari un oggetto curioso, perché può essere divertente. Questo, che è uno degli oggetti più semplici da realizzare, perché sono due pezzi di cuoio cuciti assieme, non è nient'altro che un fermavelo per le donne, che chiaramente avevano bisogno di tenere fermo in testa il velo che portavano normalmente.